comincia ad ascoltarsi tra i corridoi del Parlamento e del Senato Ferragostano un toto nomi di un possibile governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Tuttavia non si sa se questa crisi si aprirà veramente il 20 di agosto, non si aprirà, cosa farà il Partito Democratico non si è capito, cosa faranno i 5 Stelle non si è capito, cosa farà la Lega non si è capito ed è per questo che Mattarella, capo dello Stato, è rientrato a metà vacanza, ha deciso di rientrare, non poteva dormirci su, ha detto questi sono capaci di tutto e del contrario, di tutto. Quindi il caos è totale. Mattarella aveva già in mente una sua linea, ma è stata completamente smontata da quello successo in questi giorni. Si è parlato addirittura di Di Maio presidente del Consiglio e Salvini che lo propone e Di Maio che dice non torno più indietro quando voleva tornare lui indietro la settimana scorsa e Zingaretti che dice alle elezioni subito, però vediamo, non si sa cosa dice Mattarella. Quindi Renzi che cambia idea, si avvicina a Zingaretti e poi anche no, i renziani che prima lo vogliono seguire e poi dicono di no, è tutto un caos totale, però c'è un toto nomi di un possibile governo tra PD e Movimento 5 Stelle. Quindi prima di cominciare una qualsiasi trattativa voglio vedere che la crisi si apre, dice Nicola Zingaretti, secondo quanto scrive la stampa. Il Movimento 5 Stelle sarebbe disposto a concedergli persino il ruolo di Presidente del Consiglio o in alternativa quello di Vice Premier insieme a Luigi Di Maio. Quindi un Zingaretti Presidente del Consiglio, lui bello tranquillo che era all'opposizione a vedere la litigata di governo, addirittura potrebbe diventare Zingaretti del Partito Democratico Presidente del Consiglio e sarebbe proprio una beffa totale per la Lega e per Matteo Salvini. Oppure fare il vicepresidente del Consiglio assieme a Di Maio. Vi immaginate Zingaretti e Di Maio vicepresidenti del Consiglio? Io non me li immagino, non so voi. Ma in cambio i 5 Stelle vedrebbero riconfermati Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, otterrebbero la poltrona di ministro anche i movimentisti Paola Taverna, immaginatevi Paola Taverna ministro. Momento di silenzio, eh? E Alessandro Di Battista, immaginatevi Di Battista ministro, e che ministro gli fanno fare Di Battista? Oltre all'attuale capogruppo al Senato Stefano Patuanelli. Tra le varie ipotesi per il prossimo governo circola anche quella di affidare due ministeri chiavi a due ex premier, Enrico Letta all'economia e Paolo Gentiloni agli esteri, mentre Marco Minniti prenderebbe il posto di Matteo Salvini agli interni. Il nuovo ministro degli interni, Marco Minniti, che per lui si tratterebbe di un ritorno. Ma come farebbe Di Maio a governare con due ex presidenti del Consiglio a cui ha fatto praticamente la guerra per tutta la scorsa legislatura? E se in caso dei pentastellati si chiedesse un passo indietro agli ex premier? Lo stesso potrebbero fare i Dem nei confronti del capo del 5 Stelle. Vi ricordate che Zingaretti diceva: potremmo andare con i 5 Stelle, questo prima della crisi, eh? Potremmo andare con i 5 Stelle a patto che non ci sia più Di Maio e tutti i ministri. Quindi potrebbero chiedere a Di Maio di fare un passo indietro. Secondo voi Di Maio fa un passo indietro e dice ad altri andate a governare con Zingaretti? Mi sembra assolutamente illogico, perché a questo punto Di Maio potrebbe dire no, caro Zingaretti, fai tu un bel passo indietro. Tutti fate un passo indietro, Gentiloni, tutti quelli che hai proposto, tutti indietro. Voglio tutte persone nuove. Cosa risponderebbe Zingaretti? Rimarrebbe con la bocca aperta così. Comunque, una situazione veramente dire ingarbugliata è un eufemismo, nel senso, una situazione così forse non si era mai vista prima. Però, vediamo cosa succede oggi, il 17, 18, 19, fra 2 giorni e qualche ora. Scopriranno le carte. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.